Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo così, in abbigliamento casual. Diciamo che ieri sera ho fatto tardi, sì, stamattina mi sono svegliato sul divano a casa di qualcuno e non mi ricordo un tubo di ieri sera e neanche questo tatuaggio, sinceramente ricordo di averlo mai fatto, però va bene, sono cose che possono succedere quando alzi troppo il gomito. Detto questo signori, prima di partire col video di oggi, che siamo tornati su GTA 5 online, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. C'è una macchina? Oh sì, c'è la mia macchina. E i suggerimenti che date al supporto che date al mio canale, a questo video. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, dove tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video che escono ogni giorno e sulle live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che su quella piattaforma. Vi ricordo che su tutti i social, anche sulla piattaforma, mi trovate come Maullo941 e comunque trovate il link in descrizione. Cosa di buono? Spegni la radio però, ok. Ci vediamo dopo signori. Ci siamo signori, abbiamo trovato la gara. Siamo in tre, che cosa triste. In questo preciso momento siamo in tre. Adesso siamo in quattro, ok, qualcuno sta entrando. Io sto levando la radio perché non sopporto la radio. È strano da dirsi, ma non sopporto la radio. Siamo in tre comari e tre calzette. Ora aspettate che devo fare solamente una cosa. Stanno entrando tutti, ma in questo momento mi sentono tutti. La cosa non va assolutamente bene. Ok, ci siamo signori. Siamo tornati in pista. Ci siamo. Niente, se sentite persone parlare non vi preoccupate signori, non è niente di grave. Ok, stanno piano piano entrando, questa è una cosa buona. Aspettate che mi levo le cuffie, ok. Sì, come dici tu, aspettate che... Scusate che organizzo tutto, perfetto signori. Detto questo, aspettiamo che tutti quanti decidano di entrare. Appena siamo in pista ci senti. Siamo in ruote scoperte signori, quindi siamo dei piloti di Formula 1. Siamo tutto fare, anche piloti di Formula 1. Quando si dice essere pronti a qualsiasi tipo di gara. Ok signori, guardate che carina la macchina. Cerchiamone però qualcuno che sia di... Questo è spettacolo, voglio questa. Colore no, giallo, voglio il color verde. Questa, ok, livrea. Livrea questa, l'Atomic, perfetto. Gomme dure, no, medie. Dovremmo andarci più veloce con le gomme medie. Completo, vorrei la mia tuta. Va bene questa, dai. Va bene questa tuta, casco nero. Perché casco nero? Bianco, così ci vediamo. Ok, siamo pronti signori, a scendere in pista, continuiamo. Prima volta che corriamo con le ruote scoperte. Vediamo cosa succede. No, forse una volta l'ho fatto una gara con le ruote scoperte in live. Forse una volta sì. Vediamo cosa succede. Abbiamo fatto il nostro score di 5 vittorie e 56 sconfitte. Ho letto bene? E 56 sconfitte. Mamma mia, che score spettacolare. Ok, ci siamo. Ok. Molti hanno preso la nostra stessa macchina. Molti hanno macchine diverse. Dai, sono fatte bene però. Porca miseria. Abbiamo già le ruote tutte sporche. Neanche il tempo di partire. Già abbiamo tutte le ruote sporche. Siamo calmi. Partiamo primi. Pole position per Maullo. Dopo Singapore ieri riesce a trovare la pole position pure qui. Riusciamo a partire? Sì, ok, mamma mia che partenza lenta. Uno di 5 giri, ok. Stiamo calmi. Questo mi ha tagliato tutta la curva. Mi vuol fregare la prima posizione. Dove vai, zio? Non hai capito niente. Io vengo dalla Formula 1 quella vera. Chi sono questi buzzurri che vogliono fregarmi il posto? Ecco, vedi che succede a non essere dei veri piloti. Io vengo dalla Formula 1 quella vera, quella dove si corre realmente. Dai, così, questa per me è un passatempo. Siamo primi, signori, bella così. In basso a sinistra vedo che c'è anche il disegnetto della macchina, quindi mi sa che la macchina si distrugge. Forse se non stiamo attenti come piloti, possiamo rischiare di distruggere la macchina. Sono 5 giri, dai così. Adesso riusciamo a portarci a casa una vittoria. No, la curva dall'altro lato, me l'aspettavo diversa. La curva, frena macchina, ok. Dai così. Curva a destra, dai così. No, ma quanto sei in merda però, dai. Perché mi devo salire addosso, mi sta per risalire nuovamente addosso. Scommettiamo, lo sapevo. Io stavo per uscire dall'abitacolo, signori. Mi ha dato una spinta che mi sta a far uscire dall'abitacolo. Ho visto proprio quello col casco volare fuori dall'abitacolo. Ma perché? Ma non è un autoscontro, porca di una paletta ambriaca. È una gara di Formula 1, in teoria. Non è proprio Formula 1. Però, dico, perché? Ma perché? Perché, dico, esistono i freni. Le macchine ce li hanno i freni. Perché questi devono venire a rompere? Ti devono venire addosso. Dico, devono semplicemente frenare. Non sanno. Guarda cosa stanno combinando.
si sono distrutti le macchine a vicenda. Io spero esplodano. Guarda, 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 fanno l'autoscontro, stanno a fare l'autoscontro, signori. Noi zitti zitti, cacchio cacchio, passiamo e ce ne andiamo. Dai così. Sì, perché loro si lanciano in curva. Noi facendo le traiettorie più giuste, riusciamo a rimanere, ci facciamo recuperare, perché loro corrono come se non ci fosse un domani, andandosi a schiantare a destra e a sinistra. La cosa è che loro, schiantandosi a destra e a sinistra, ci possono tranquillamente superare in qualsiasi momento. Quello sta volendo entrare in box. C'era uno che voleva entrare in box e era indeciso. Era mezzo dentro e mezzo fuori. Non sapeva ancora cosa fare. Se andare realmente in box o uscire di nuovo. Dai così, signori. Dai così. Siamo primi a... Abbiamo iniziato il terzo giro. Questo si è fermato. Questo gli era seccato. Gli era seccato. Basta, dice, mi fermo lì. E prima o poi questa gara di marmellata finirà. E invece mi sto trovando bene. Forse abbiamo trovato la nostra tipologia di gara, signori. Stiamo consumando terribilmente le gomme, perché in basso a sinistra vedo che già sono diventate gialle. Spero non mi esplodano. Però va bene, stiamo andando bene, stiamo andando bene. Dai così, dai, 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 dai macchinina. Dai macchinina, fai bene la curva. Aia, ho rotto forse un po' con l'alettone. Ho rotto forse un po' con l'alettone, però va bene. Non ha importanza. Dai così, dai così, dai così, dai così. Ma che bello passeggiare. Oh, quantomeno una gara tranquilla rispetto alle ultime che ci siamo visti qui sul canale. Finalmente una gara semi tranquilla. Ora vedi se però mi recuperano e mi fregano l'ultimo giro. Mi incacchio in maniera paurosa. Quanti giri siamo? Stiamo per iniziare il quarto giro. Questo è il quarto giro, signori. Ok. Ok, penso che tra un poco non mi resteranno più completamente nemmeno le ruote. Però ok, perché le vedo sempre più gialle. Un giallo arancione stanno diventando questa cosa. Mi preoccupa tantissimo. Però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Giallo arancione, ma ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ma io la radio ce l'ho spenta, no, ok. Oh! Quindi avete anche sentito, questo sta a fare il drift. Abbiamo il nuovo Toretto, signori. Abbiamo Toretto in pista e non lo sapevamo, va bene. Dettagli, ma secondo me si sono ritirati tutti, signori. Non c'è più nessuno. Dove stanno tutti i piloti? Dico, ma che bello, una gara in solitaria. Una gara in solitaria, bella, tranquilla. Dico, forse un po' seccante per voi, perché dico, non state vedendo grosse emozioni, grossi salti, grossi sbattimenti. Ma io, bello, bello, tranquillo, sto andando a vincere. Meglio di così, dico. Una volta ogni tanto, signori, riusciamo a vincere anche noi. Attenzione che dobbiamo fare ancora l'ultimo giro. Dobbiamo ancora fare l'ultimo giro. Non cantiamo vittoria troppo presto. Mamma mia che mi sono preso il muretto davanti. Certo, se eravamo nel gioco di Formula 1 veramente, già mi sarebbe saltata mezza macchina. Oh, attenzione che il pilota rosso mi sta recuperando. Il pilota rosso ce l'ho attaccato alle carcagne. Questa cosa non va bene. Il pilota rosso ce l'ho attaccato alle carcagne, mi sta recuperando. E questa cosa non va bene. Dobbiamo riuscire a fare bene l'ultima parte di gara. Dai, 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 dai. Aia, 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 cordolo. Cordolo, signori. Abbiamo preso un cordolo. Volete qualche cordolo anche voi? Frena qui. Buona, questa curva l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Bella, 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 bella. Dai, 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 che sento il profumo della vittoria. Dai, che sento il profumo della vittoria. Una volta ogni tanto, forse riusciamo a vincere un gran premio. Dai, e fu così che lo sorpassarono all'ultima curva. No, 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 no. Ecco, questo non dovevamo farlo. Questo non dovevamo farlo. Dai, 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 che sono le ultime curve. Dai, sono le ultime curve. Dai, che sono le ultime curve. Siamo sul traguardo. Vittoria, signori. Dai così, andiamo. Bello, 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 bello. Bello, ci stava, ci stava, ci stava. Grande, grande vittoria, signori. Mi è piaciuta tantissimo. Dobbiamo sempre continuare a fare queste gare. Siamo degli ottimi. Mamma mia, questo ha distrutto una macchina. Ma che sta a fare? Ma dai, ha distrutto una macchina. E ha fatto anche esplodere i copertoni. Proprio quando si dice perdere con stile. Perdere con stile, proprio gli secca proprio completare la gara. Va bene così. Che è successo? È sparito tutto. Siamo passati a un'altra macchina che è messa. No, questo ci sta provando. Questo senza lettone? No, neanche lui ci sta provando. Ha problemi anche lui di assetto. Sì, finita, signori. Confermato. La giuria ha confermato. Siamo arrivati primi. Pigliamo qualche bel punticino. Speriamo pure che pigliamo qualche bel soldo. Non sarebbe male come cosa. Vediamo quanto riusciamo a portarci a causa, signori. Dai, è così. Dai, guardalo, guardalo come suona la batteria. Bella così. Ma mi è piaciuta tantissimo questa cosa. Mi è piaciuta tantissimo. Ci portiamo a casa $16,000. Ma bella così. Bella così. Siamo rimasti in 5. E in 2 non hanno finito. Ottimo. A me è piaciuta la gara, signori. Io voto che mi piace. Porca miseria. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.